A cosa veramente aderisce la mia coscienza? Cosa spera? Cosa attende? Ecco, attendere. Forse la domanda sulla fede la si capisce veramente nella sua reale portata se, al piano cognitivo dove solitamente è collocata, la si trasferisce al piano del desiderio a cui essa propriamente appartiene. La domanda che cosa credo mostra la sua valenza più autentica se viene trasformata nella domanda che cosa desidero. Sto sostenendo che ognuno capisce cosa crede se capisce cosa attende, che ognuno capisce qual è la sua vera fede se capisce cosa aspira a ottenere da questa quantità di energia informata di cui fa parte e che di solito chiamiamo natura, essere, vita o anche destino. Quindi io cosa spero? Cosa attendo? L'approccio decisivo al reale che indica veramente chi siamo non è di tipo conoscitivo, come se da una parte ci fosse la realtà e dall'altra noi che possiamo giungere a dominarla con la mente. L'approccio decisivo al reale è performativo, pratico, operativo. È quello che nasce dalla consapevolezza che le idee della nostra mente vengono generate dalla nostra più intima volontà. L'approccio decisivo nasce dalla consapevolezza che il mondo ci appare in base a come ci disponiamo di fronte a esso. Vedete, io sono convinto che la dinamica degli esperimenti condotti a livello della fisica quantistica, che evidenzia il ruolo determinante dell'osservatore, valga anche per il mondo dell'esperienza quotidiana. Anche qui la disposizione interiore di chi guarda assume un ruolo cruciale nella configurazione del risultato, il che significa che non esiste un contatto diretto con la realtà che ce la consegni per quello che essa realmente sarebbe, lasciando a noi la sola possibilità di obbedire o disobbedire. Certo, è evidente che vi sono dati definibili oggettivi ai quali la mente non può che obbedire, se intende agire con responsabilità, mentre risulta irresponsabile se li tralascia. Ma è sufficiente conoscere un po' gli esseri umani per capire come questi dati oggettivi assumano un sapore completamente diverso a seconda di chi li pondera e li interpreta. Per questo la nostra mente, se non è faziosamente cieca e incapace di valutare la verità dei punti di vista diversi dal proprio, comprende di non poter contare su nessun sentiero garantito, né sul sentiero del senso, né su quello dell'assurdo, né sul sentiero dell'essere, né su quello del nulla, né sul sentiero della fede in Dio, né su quello dell'ateismo. Qualunque sentiero scegliamo, lo dobbiamo percorrere, senza conoscere dove esso ci conduce. La mappa non c'è. Ci dobbiamo per forza fidare del sentiero, oppure sceglierne un altro, del quale però ci dovremo pur sempre fidare. Per questo tutti siamo, volenti o nolenti, nella fede.